Tra 5, 4, 3, 2. Siamo in onda con Sport Piceno. Un grande saluto da Ned, scuola di sopravvivenza a Sport Piceno. E a Pietro. Da Piedino della Valle Incantata a Pietro Mazzocchi a Sport Piceno con un grande, grande bacione. Chi è Patrizia? In realtà, in ogni personaggio che ho doppiato c'è una parte di me, perché poi quando doppio metto un po' del mio carattere espansivo, giocoso, metto a volte in base al personaggio un po' del mio vissuto, momenti tristi, momenti gioiosi, per cui in realtà Patrizia è anche così, come i personaggi che doppia. Questo personaggio poliedrico, creativo, mi rappresentano un po' questi personaggi, perché in ognuno c'è una parte di me. Quando ti nasce l'idea di fare il doppiaggio? La storia è molto lunga, perché io, i miei genitori vedevano, come molti, e ci ho fatto anche un film su questo, comunque vedono il mondo dello spettacolo, della creatività, dell'arte, un mondo poco sicuro. Ancora adesso c'è questa etichetta su quello che è il mondo dello spettacolo, per cui non gradivano le mie scelte. Per cui l'ho presa un po' alla larga, diventando una scenografa, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, scenografia all'Accademia di Belle Arti, e quindi ho fatto un percorso un po' più largo. Ci arrivo perché per molto tempo ho lavorato in teatro, dal teatro sono passata alla radiofonia, e mentre ero negli studi RAI di Torino, dove facevo i radiodrammi per RAI Stereo 1, RAI Stereo 2, RAI Stereo 3, mi hanno chiesto: ma perché non fai anche doppiaggio? Hai una bella voce. E così sono arrivata al doppiaggio, e pensa, feci un provino e mi presero come coprotagonista con, pensa, Monica Bonetto, che adesso non c'è più, e doppiamo questa lunga serie per Rete 4. E ricordo ancora il direttore del doppiaggio, Mario Brusa, che disse: da vedere se ce la fai a reggere tutti quei turni, per te è tutto un mondo nuovo, noi abbiamo delle consegne. E io ho detto al direttore di Rete 4 che nel caso l'attrice non riuscisse a reggere questi ritmi, la possibilità di sostituirla. E invece andò benissimo, diedi voce a questa bimba di questa lunga serie, e da lì partì il doppiaggio. Andò benissimo, e poi la vita mi portò a mollare il teatro e poi fare il doppiaggio quasi in esclusiva. Doppiaggio, doppiaggio, doppiaggio. Ma infatti il doppiatore si definisce doppio attore. Bravissimo. Come dicono anche i colleghi che ha intervistato prima di me, il doppio attore deve essere comunque un attore. Dietro a un film, dietro alla costruzione di un cartone, c'è un lavoro immenso, una sceneggiatura, un'animazione, uno studio dei personaggi, un lavoro immenso di interpretazione, di verità, di autenticità, e quindi bisogna essere un attore per capire il lavoro che ha fatto il collega e rispettarlo e immedesimarsi, lasciando, come ho fatto anch'io nei vari personaggi che ho doppiato, una parte di me, un pezzo di me. Come è cambiato il doppiaggio rispetto all'inizio, da quando è iniziato ad oggi? Come è cambiato secondo te il doppiaggio? C'è stata una grande evoluzione, questo te lo possono confermare anche i colleghi, illustri colleghi che hai intervistato. Io sono entrata nel mondo del doppiaggio nel momento boom, dove si doppiava tantissimo per i canali Mediaset, quindi Italia 1, Rete 4, Canale 5, dove è stata l'esplosione di tantissime ore da produrre, da riempire interi palinsesti. Quindi in un momento veramente positivissimo. È anche vero che è cambiato, perché adesso le consegne sono più veloci, più rapide, è tutto molto più, c'è meno tempo. Quindi
ci sono più reality, ci sono anche le consegne per i film di Netflix, piuttosto che le serie che vediamo, hanno come elemento la mancanza di tempo. Bisogna fare gli adattamenti velocemente, bisogna doppiare velocemente, però spesso la velocità non ti permette di avere un pensiero, di dare un'intenzione alla battuta. Quindi si rischia di dare con una bella timbrica, con una bella voce, le battute, ma tutte uguali, senza dare un pensiero che c'è dietro a una battuta. Ed è questo un po' il, in questo momento anche storico che stiamo vivendo, in cui è diminuito il lavoro, si fanno più seriali, i tempi di consegna sono strettissimi, i costi devono essere ridotti, per cui da una parte posso dire che un po' è peggiorato dal mio punto di vista, perché in fretta dobbiamo sbrigarci, dobbiamo chiudere velocemente, mentre a volte gradirei poter vedere una scena più volte, coglierne alcune sfumature che la velocità non ti dà la possibilità di cogliere. Hai citato Netflix. Netflix, ma soprattutto sappiamo che se non è cambiato, Netflix si basa sulla forma d'onda, cioè la durata del frame della battuta del personaggio, quindi dovrebbe rientrare in quel formato d'onda della battuta, cioè è ancora così. In realtà questo è tipico dei videogiochi. Nei videogiochi hai un'onda spesso e devi rispettare quell'onda. È vero che poi ci sono tutta una serie di norme per evitare che il film venga spoilerato, perché c'è un rigore rispetto a norme di sicurezza spaventose. Però detto questo, tendenzialmente la copia lavoro non è eccellente, per cui hai simboli, scritte, a volte non vedi bene il personaggio, per evitare che con i telefonini uno si faccia un selfie, possa postare la fine di una serie, che sarebbe la fine proprio per il doppiatore, per la casa di produzione, sarebbe una tragedia proprio in tutti i sensi. È un modo per tutelare il lavoro che è stato fatto, per cui si lavora su copie non come quelle che vediamo poi in televisione o vediamo poi al cinema, quando potremo tornare al cinema. Tra i vari personaggi che hai fatto, qual è che ti è rimasto un po' più dentro? Soprattutto chi è che ti è rimasto più facile e chi è che ti è rimasto più difficile? O viceversa, che cosa... Allora, sicuramente mi è rimasto nel cuore un ragazzino che insegnava a sopravvivere ai professori. Quindi anch'io ho avuto periodi difficili a scuola e quindi mi piaceva proprio questo bambino che dava una mano ai suoi coetanei, invece di bullizzarli o di essere invidioso, faceva squadra. E quindi Ned, Scuola di Sopravvivenza, è stata una serie che ho amato moltissimo, che continua ad andare in onda. Tu pensalo, è stata fatta più di 20 anni fa e continua ad andare in onda. E sono stata molto affezionata a questo personaggio. E difficile dal punto di vista interpretativo, ma anche molto affascinante, è stata Michelle Williams in un film senza apparente motivo. Difficile perché la storia è molto commovente. In quel film è stato difficile perché è stata di una... Ecco, tornando al doppio attore, è stata così autentica, così vera, così brava, che coniugare la velocità non è stato semplice, però è stato un gran successo. Alla fine di quel film mi hanno regalato un mazzo di fiori e 16 pacchetti di fazzoletti, talmente c'è stata una totale immedesimazione. Un altro momento difficile della mia carriera è quando ho dovuto doppiare, dare la voce russa in questo film come protagonista, The Teacher, dove ho dovuto parlare in russo, e lì me la sono vista veramente nera. Ho dovuto fare un bel lavoro di
self-control per gestire il mio stato d'animo per poter doppiare in russo. Quindi non davo la voce in italiano a questa russa, ma dovevo parlare in russo facendo l'insegnante russa e mettendo in seria difficoltà un allieva. Bene, ma abbiamo visto poi One Piece, tutti iCarly. iCarly, Freddy. E sicuramente il più bello è Alla ricerca della palla cantata, Piedino. Anche. Piedino, è stato un bel lavoro quello, perché poi c'erano anche dei pezzi cantati. E Piedino ha avuto anche altri doppiatori, perché c'è stata una serie lunghissima. Quando c'è stato Piedino, Valle Incantata, per la TV, è stata una serie molto bella che è durata per molto tempo per Italia 1, ho avuto il piacere di dare la mia voce a questo personaggio meraviglioso. Ed è stato bello perché dovevi recitare, cantare, un bel personaggio davvero. Che cosa ricordi di One Piece e di iCarly? Beh, intanto l'energia, questa energia pazzesca che dovevi metterci mentre eri in sala e che ti rimaneva addosso, questa adrenalina, questa carica energetica. E allora, guarda, adesso ti dico un nome, Pulsart Company. Allora, abbiamo letto delle recensioni come dicendo che sei una grande professionista, una grande insegnante, sono tutti orgogliosi. Cosa abbiamo mancato di questa compagnia? Tutto giusto, quello che hai detto, tutto giusto. Nasce con il desiderio di creare un polo a Torino dove si potesse fare formazione, partendo già dalla tenera età, per lavorare su giovani artisti e poi creare delle cose insieme. Per cui è un polo di formazione e anche di produzione. Tant'è vero che poi siamo riusciti a creare con uno staff di giovani, giovani talenti, cantanti, artisti, un film che è The Mirror, interamente prodotto da me, da mio marito, dalla Pulsart Company, ed è adesso al Davide Donatello, presto lo vedremo anche su Amazon Prime, per cui orgogliosa di questa produzione, autoprodotto, autofinanziato. È stato davvero un bel lavoro in un tempo anche difficile, perché l'abbiamo girato nel 2020, un momento anche difficile. È ancora il momento, è ancora difficile. È vero, è vero. Però è un po' il messaggio anche del film, è portiamo avanti i nostri sogni, portiamo avanti quello che amiamo, non lasciamoci frenare dagli eventi, da quello che accade, perché sviluppando la creatività, portando avanti i nostri sogni, ecco che possiamo essere felici. La felicità non è il successo economico o la fama, ma è proprio il lavoro di squadra, sono le relazioni, è il fatto veramente di fare le cose che fai con amore, con passione, amore. E questo è anche il messaggio del film. Questi giorni e nelle prossime settimane sono anche su un set per Netflix, per una serie italiana per Netflix, dove ho un duplice ruolo, quello di actor e vocal coach per gli attori e quello poi di un personaggio in questa serie. Ed è un lavoro di squadra, questo è importante, perché poi è la squadra che poi fa vincere un progetto, un film, un doppiaggio. Perché tornando al doppiaggio, sì, il fonico, il direttore, l'assistente o l'adattatore, uno degli anelli di questa catena lavora male, ecco che si fa fatica a portare a casa poi un bel risultato. Ma quando tutto è armonioso si creano dei bei successi che durano nel tempo. Hai citato videogiochi, Aldando, il rapporto che hai con i videogiochi, ma soprattutto noi Valorant, hai fatto Valorant e tanti altri. È davvero
un lavoro così frenetico, come ti dicevo, che pensa che in una giornata mi capita di passare da una serie a un'altra, da uno studio all'altro. E per esempio, proprio l'altro giorno ero a Milano a fare un videogioco e ho detto: ah, guarda che poi arriverà Diablo 3, la nuova serie. E quello che faccio in questi casi, oltre a vedere la forma d'onda e sentire cosa hanno fatto i miei colleghi inglesi prima di me, è guardare il disegno, guardare che tipo di fisicità ha, che tipo di tratti ha, che tipo di costume ha. E quando poi gli do voce, mi immagino in quel corpo, mi immagino di avere una spada, mi immagino di avere un mantello, mi immagino di essere così come l'immagine che è stata disegnata, perché poi nei videogiochi lavoriamo davvero a nero soltanto con uno spettrogramma sonoro, e a volte neanche quello. Però abbiamo un'immagine, quindi sappiamo che volto avrà il nostro personaggio, che fisico. E mi sono capitati a volte che nei vari commenti che c'è scritto, a volte che i cartoni animati o i doppiaggi dei cartoni animati o si utilizza un linguaggio banalissimo per bambini oppure un linguaggio, cioè non si riesce a trovare un linguaggio adatto effettivamente, ma si sta un po' troppo semplificando, più che altro si sta uccidendo il congiuntivo. Sì, è vero, è vero, è vero. Sì, da una parte alcune parole non si possono dire, dall'altra usiamo uno slang più da ragazzi, più da giovani. E sempre devo dire che ci si ferma generalmente durante i turni a dire: cosa facciamo? Cambiamo? No, aspetta, risistemiamo. A volte ci sono degli errori che vengono fatti. E quindi si tribola anche poi in sala di doppiaggio per risettare le cose. Allora come facciamo? No, cambiamo. No, ma aspetta, ma può un bambino parlare così? Ma così ti sembra il caso? Perdendo anche un sacco di tempo. Però confermo che cambia di caso in caso anche quelle che sono le richieste del cliente, la fascia oraria in cui verrà mandato il prodotto, quello che vuol fare il direttore, cosa pensa il direttore. E quindi mettere insieme tante teste, comunque confermo, continua ad essere così. Ti è passato mentre stai registrando oppure stai in sala di prove e senti una voce a distanza e dici, ma perché probabilmente è quel personaggio che tu hai amato da bambina oppure e dici, ma è lui? Ti gira e dici, però ti fermi e dici, ma è dentro, fai, è lui, quel personaggio che amo tanto. Sì, è bello. Ed è di nuovo il concetto del rispecchiamento. Lo vedi e ci innamoriamo dei personaggi, ci immedesimiamo e ci fanno pensare, ci fanno sognare, per cui succede, è bello quando ci lasciamo trasportare dalla fantasia. Credo che l'unico modo per uscire da questa situazione è proprio coltivare la creatività, la fantasia, coltivare i nostri sogni, perché poi la bellezza, i sogni, la fantasia, sono le cose che poi ci fanno star bene. Coach della voce. Sì, coach della voce, esatto. La voce è uno strumento straordinario che rivela anche come ci sentiamo, qual è il nostro stato d'animo, e generalmente poche persone sanno usarla così come un doppiatore, un attore, un cantante, un artista. In realtà è un muscolo, quindi se lo si conosce e sappiamo come funziona e si conoscono determinate tecniche, chiunque può fare cose straordinarie con la voce. Tu pensi, hai mai sentito un neonato perdere la voce? No, quindi noi nasciamo tutti potenzialmente con una voce straordinaria. E che poi alcuni la allenano, parlando di sport, come un atleta allena determinati muscoli per ottenere determinati risultati. I muscoli più piccoli del nostro corpo sono le corde vocali, insieme a piccoli muscoletti all'interno del nostro orecchio, che se allenati correttamente possono produrre suoni straordinari. Quindi è solo questione di conoscenza e di allenamento.
la Pulsart non è solo doppiaggio, ma è tante cose che sì. Copre 365 gradi, 360. Esatto, esatto, per cui ci occupiamo sia di doppiaggio che di cinema, videoclip, musica, abbiamo anche un'etichetta discografica, BMG Records, per cui tante cose. È un polo con diverse figure professionali che hanno un unico obiettivo, come per voi quello di scatenare, muovere i giovani affinché possano fare cultura, divertimento, quello che è l'intrattenimento, voi fate anche sport. Il nostro obiettivo è di formare e di integrare nel mondo lavorativo i nostri artisti, di far lavorare i nostri artisti, partendo, come ti dicevo, già in tenera età. Quindi abbiamo una band di 14 anni, abbiamo dei giovani doppiatori di 9 anni, abbiamo attori di 16 anni, insomma un bel polo di formazione e di inserimento nelle nostre produzioni e nelle produzioni dove vengono richiesti. Intanto con la vera voce, senza modificarla, è stato un piacere poter fare questa bella chiacchierata con voi. Un saluto immenso a Pietro Mazzocchi, che è davvero un conduttore dolce, simpatico, che mette a proprio agio chiunque velocemente, sei un grande comunicatore, con poi una grande esperienza. È un piacere fare tutta questa chiacchierata con voi. La sede è a Torino, tra l'altro, volendo leggere, ho anche pubblicato un libro con l'edizione Maltemi sul public speaking, per cui si può lavorare sulla propria vocalità, sulla propria voce, la propria comunicazione, qualunque sia l'età, la professione, perché alla fin fine, come dicevo prima, la cosa importante è la comunicazione con noi stessi, la comunicazione con gli altri, questa, la qualità delle nostre relazioni, della nostra comunicazione a rendere la nostra vita più bella, più piacevole, più a darci felicità e benessere. Noi siamo a Torino, in via Exilex 76/A, e abbiamo un sito, è uscito anche un nostro film The Mirror sulle piattaforme digitali, Io resto in sala, e poi anche poi sul Davide Donatello, e prossimamente, come vi dicevo prima, sarà possibile vederlo anche su Amazon Prime. E faccio adesso dei saluti con le voci, partiamo con Sabo, di cui abbiamo parlato prima, di One Piece. Scatenatevi con Sport Piceno, insieme a Pietro Mazzocchi e insieme con voi da 18 anni per la cultura, la musica, lo sport, la disabilità. Vai Sport Piceno, scatenatevi! Tra 5, 4, 3... due. Siamo in onda con Sport Piceno. Un grande saluto da Ned, scuola di sopravvivenza a Sport Piceno, e a Pietro. Da Piedino della Valle Incantata a Pietro Mazzocchi a Sport Piceno, con un grande, grande bacione. Io sono cresciuto con un cartone animato che mi è rimasto in mente quando sentivo questa voce. Ebbene sì, maledetto Nick Carter, anche questa volta mi hai fregato. Ti ricordi chi era? Aspetta, mi hai colto in... Vedi. Super Gulp con Nick Carter. Eccolo, è vero, e tra l'altro l'hai anche intervistato. Sì, ho intervistato la nipote, cioè sarebbe la nipote di Monica Ward, perché è la nipote del... doppiatore Nick Carter, che poi fu anche la voce di Jerry Lewis. Esatto, esatto, eccolo lì, è vero, è vero, grande. È davvero, poi noi siamo legati ai suoni, alle voci, ed è un mezzo di comunicazione estremamente potente. Quindi sì, anche nella relazione tra genitori e figli, tra medico e paziente, quindi la voce, come diciamo le cose, fa veramente la differenza. Questo vuole sì, infatti, come Calimero. È vero, io sono Calimero, piccolo e nero.
Vedi, anche un po' per coltivare l'ironia, questa di caratterizzare le voci in modo differente, in modo da poter giocare anche su di noi, su quello che ci succede, su quello che sta accadendo, anche attraverso le voci, usando risonatori diversi e caratterizzando in modo diverso la nostra voce, riusciamo anche a ridere di noi stessi. È veramente una bella tecnica psicologica, quella. A volte noi ci diciamo delle cose terribili su noi stessi, non va mai bene niente, è tutto uno schifo. Già dire questa cosa, non va mai bene niente, è tutto uno schifo, non va mai bene niente, è tutto uno schifo. Già dire le cose che ci diciamo quotidianamente con una voce caratterizzata, ecco che abbiamo smolecolato il pensiero, ci facciamo una risata e riusciamo a vivere un altro giorno con più serenità e con un'apertura diversa, una gioia diversa. Ben vengono i cartoni, non solo vederli, sentirli, ma anche farli. Alla fin fine, l'ironia che ci salverà insieme alla bellezza. Sì, il bello del cartone perché non devi pensare, lo vedi e basta. Esatto. E se ci pensiamo anche un po' anche noi come dei cartoni, facciamo le facciotte davanti allo specchio, ci prendiamo un po' in giro, facciamo le facce un po' buffe, così riusciamo a proprio affrontare la giornata con uno spirito diverso.